Salve a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo episodio della Run Guidata su Bloodborne. Avevo detto nel video scorso che oggi avrei completato le quest dei vari NPC, ma ho preferito rimandarle al prossimo perché oggi ci concentreremo su Cathedral World Superiore e nell'affrontare i due boss dell'area. Allora, prima di tutto abbiamo un po' di echi del sangue, quindi direi di livellare. Io vorrei portare avanti un po' la forza. Portiamoci 3 livelli a forza. Adesso sono anche pieno, come avete potuto vedere, di sangue frenetico, voi avete notato. Io non li ho utilizzati per un semplice motivo, perché tra poco in questo video, anzi nel prossimo video, otterremo una nuova runa luna, che è ancora più forte di quella che abbiamo, quindi preferisco utilizzare questi sangue freddo una volta che avrò quella luna, la runa luna più forte. Scusate, mi sto impappinando. Comunque, prima di andare però a Cathedral World Superiore, direi di portarci anche la mannaia a più 10, che potrebbe esserci molto utile. Come potete vedere qua nella vasca sarà possibile acquistare la roccia di sangue. Ci serviranno 60 punti intuizione, ma noi dovremo averli già, in teoria. Questo è un motivo per cui ho voluto risparmiare, ecco, i vari punti intuizione. Abbiamo questi 45, usiamoli. Vai, siamo a 62, precisi. Prendiamoci la roccia di sangue, ci portiamo la mannaia a più 10 e siamo a posto. Allora, rinforzarmi, più 10. Ora, guardiamo anche le gemme del sangue per la mannaia, che cosa abbiamo. Potenza fisica in punto di morte, ok. Questo va benissimo, potenza di attacco 15. Poi qua che cosa abbiamo? Nulla di nuovo all'orizzonte. E di qua invece abbiamo nulla, ok. Per quanto riguarda il tonitus invece, anche qua nulla, 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 ok. Ripariamo le armi, tanto per averle tutte quante al meglio. E direi che siamo pronti alla nostra battaglia. Andiamo a Cathedral World e faremo l'incontro con tanti nemici, molte imboscate, una zona molto buia quella, in una fase dentro un edificio, quindi dobbiamo stare attenti. C'è anche qualche piccolo jumpscare, troveremo anche dei nemici che ci danno follia, ma non sono molto temibili, quindi possiamo gestirli molto molto bene. Però ecco, è una zona molto avanzata del gioco, quindi io vi consiglio di arrivare qua preparati, ecco, dovete essere a un livello abbastanza buono, l'80 circa secondo me è sufficiente per poter avere una run discreta. Allora, siamo a Cathedral World, richiamiamo il nostro ascensore e direi di correre direttamente in cima alla torre. In questo modo potremo aprire la porta attraverso la chiave che abbiamo trovato al villaggio invisibile, se non ricordo male, Yharghul. Ok, cominciamo a correre. Evitiamo i suoi colpi, corriamo su. Evitiamo i nemici. Questi sono nemici veramente basilari che non meritano, secondo me, attenzione, ecco. E però mi hai un po' stufato. Te cadi, va, non si sa mai. Andiamo su. E adesso raggiungiamo quest'area. Affrontiamo loro, perché loro vanno fatti fuori. Sono fastidiosi. Addio. Ci danno proiettili che non ci fanno mai schifo. Molto bene. Adesso utilizziamo la chiave della cattedrale superiore per aprire questa porta. Ed eccoci qua, siamo arrivati. È una zona molto bella questa, secondo me. E qui vediamo subito i nuovi nemici. Questo piccolo essere
si sta affacciando, diciamo, ed è rivolto verso quella torre con l'orologio. Come potete vedere, sono molto molto fragili, ma non vanno sottovalutati comunque, eh? Devono essere rispettati questi nemici, che sono in grado di darci follia e se ci attaccano in gruppo, appunto, potrebbero risultare un problema. Ok. Giriamoci qua, prendiamo il nostro elisir blu. E qua troveremo due nemici molto molto ostici. Io consiglio di correrli subito addosso e di colpirli, in modo che mentre fanno quell'animazione stupida quando ci avvistano, li possiamo malmenare di botta, che questo è il piccolo ester che ci infastidisce. Facciamoli fuori. Fanno dei versi molto molto brutti, dei rantoli orrendi. E davanti a noi abbiamo la lanterna dell'aria. Ok, molto bene. Ora, proseguendo qua, abbiamo un cancello chiuso che potremo aprire tra poco e altri di questi piccoli esserini molto fastidiosi. Quindi, prendiamocene cura seduta stante. Magari non fate come me che li sto attaccando tutti insieme in maniera molto ignorante. Voi magari attaccateli un pochino alla volta, in modo che non li aggrediate tutti quanti, ecco. Ok, fatti fuori tutti questi. Ci facciamo un pochino di echi, così non tanti. Prendiamo la runa Grande Lago, che è una runa abbastanza utile perché riduce tutti quanti i danni del 4%, se non sbaglio. Grande Lago, eccolo qua. Riduzione di tutti i danni 4%, può essere utile. Io preferisco tenermi quella della luna al momento. Bene. Ora, questo cancello qua è bloccato, ma abbiamo anche un passaggio qua sulla sinistra. Abbiamo altri di questi esserini che ci vogliono tanto bene. Guardate come ci vengono incontro. Un po' mi dispiace uccidere, mi sembrano veramente dei piccoli fechi. Però, purtroppo è la dura legge di Bloodborne. Ok, perfetto. Abbiamo anche qui un po' di corpi. Aria molto fastidiosa questa. Ecco, vabbè, ti pareva. Ok. In questi non mi dobbiamo fare un po' di danno. Ti ricordi di utilizzare l'arma trasformata, così potete anche colpirli in volo. Ultimo. Ok, curiamoci, così siamo full vita. E prendiamoci il sangue freddo. Perfetto. Ora, prendiamo queste scale. Lì ci sarà un nemico con l'ascia. La sciabola. Se siamo abbastanza veloci lo facciamo fuori prima che possa attaccarci. Ok, non sono stato abbastanza veloce, però insomma, lo abbiamo devastato. Ora, qua sotto troveremo un nemico che è un po' distratto. Quindi ci avvicineremo piano piano piano. R2 caricato. È un bel visceral. Non guasta. E abbiamo l'abito del coro, che possiamo andare a leggere. Elemento della tenuta del coro, composto da membri di alto rango della Chiesa della Cura. I membri del coro sono i chierici di più alto rango della Chiesa della Cura e sono anche degli studiosi che proseguono il lavoro iniziato a Birgenwerth. Insieme al grande essere rimasto, osservano i cieli in cerca di segni astrali che possano condurli alla riscoperta della vera grandezza. Quindi, già qui ci dice che c'è un grande essere. Molto interessante. Lo andremo a vedere a fine video, più o meno. Allora, qua sentiamo anche dei rumori molto molto brutti. Proseguendo qua, per questo corridoio, troveremo un drop davanti a una finestra. Occhio perché questo è un jumpscare molto brutto. Appena prenderemo quel drop, uscirà fuori un nemico dalla finestra. Anzi, probabilmente. No, fino a che non prendiamo il drop non si apre la finestra. Quindi prendiamo il drop. Attacchiamo il lupo, che tanto lo staggeriamo. Perfetto. Ora, qui abbiamo una porta che non possiamo aprire, purtroppo. Quindi dovremo fare il giro più largo. Passiamo da qua. Apriamo questa finestra. Sì, questa finestra, questa porta. Ora ce l'ho con le finestre, scusatemi.
Davanti a noi c'è un'altra porta che non possiamo aprire. E là c'è un lampadario con, come potete vedere, dei lupi. Lupi che ci attaccheranno appena scenderemo qui le scale. Il lampadario cadrà. Quindi noi dovremo essere veloci, tornare qui alla porta. Appena questi si avvicinano, perché tanto loro qui non ci passano. E possiamo colpirli abbastanza bene. Come è andato? Buono. Ah, mi curo perché non si sa mai. Questo è un buon punto anche per fermare i pezzi di pietra di sangue o frammenti gemelli. Dipende, a volte ci danno frammenti, a volte pezzi. Qui ci sono gli altri due. State attenti perché c'è anche uno qua sulla sinistra, in teoria. Che adesso non si vede, però c'è. Fidatevi, ce n'è anche un altro. Ora, questo l'abbiamo aggrato. Picchiamolo forte. Ecco qui l'altro. Salve. Non abbiate paura di questi lupi. Non sono più forti ormai. E qui c'è l'ultimo. Abbiamo un elisir blu. Un frammento di pietra. Olè. È andato giù anche lui. Frammento di pietra. Diciamo che il drop varia molto di questi nemici, purtroppo. Poi, prima di proseguire, senti che rumori molto brutti. Troveremo qui un sangue rituale che ci serve appunto per uno dei rituali del calice. E qui abbiamo una porta che è chiusa a chiave. Avremo bisogno di una chiave che potremo ottenere di sopra. Ora, prima di tutto, se esploriamo bene questa zona, troveremo dei corridoi nascosti dove ci sono questi esseri che possiamo sconfiggere. Approfittiamone quando sono girati di spalle per poterli andare addosso indisturbati e finirli con il nostro Tonitrus. Se ci vedono da lontano cominceranno a spammarci gli incantesimi che ci fanno danno, ci immobilizzano, ci succhiano poi l'intuizione, la vita, insomma sono fastidiosi. Quindi cercate di utilizzare queste colonne per pararvi, anche se non è molto semplice, oppure di schivarli. Oppure come ho fatto io, ho approfittato del fatto che fossero girati di spalle per avvicinarmi in fretta e farlo fuori. Stemma del guardiano dell'occhio cosmico. Leggiamo, questo è un altro oggetto chiave che ci permette di ottenere oggetti alla vasca dei messaggeri. Stemma del coro, elite della chiesa della cura. Stemma di un membro del coro, il gruppo di prescelti della chiesa della cura. L'occhio simboleggia il cosmo. Il coro ha raggiunto un'illuminazione, per caso e in modo improvviso. Siamo qui, con i piedi saldi sulla terra. Eppure, è possibile che il cosmo sia vicinissimo, appena al di sopra delle nostre teste? Molto bene. Questo è uno dei primi corridoi che abbiamo visitato. Ora, state attenti qua. C'è un altro corridoio. Qua c'è una lucertolina che possiamo in realtà one-shottare se corriamo. Ok, perfetto. Non entrate assolutamente qua dentro, perché qua ci sta un'imboscata. Vieni fuori. Vabbè, non viene fuori, allora ti vengo a prendere io. Molto bene. Una volta fatto questo possiamo salire le scale. Siamo quasi vicino a completare la prima area di gioco e sbloccare ben due shortcut. Ok, qua abbiamo altri drop però, fermi tutti. Abbiamo un altro di questi brutti esseri che ci attendono, quindi magari possiamo aspettare che lui si giri di spalle. Aspettiamo. Fatto prima, poi tornerà indietro. Metal Gear Solid Time. Un po' di stealth. Eccolo che arriva, guardalo. Ah, entra proprio qui dentro, bravo, complimenti. Vabbè, l'importante è che sia vicino. Poi se lo attacchiamo di spalle o no, non importa. L'importante è che non abbia il tempo di castare. Abbiamo l'elisir blu. Poi,
Proseguendo, ma c'è una sfilza incredibile. Abbiamo il cappello con benda. Andiamo a leggerlo. Che è molto interessante. Elemento della tenuta del coro, composto dai membri di alto rango della chiesa della cura. Vabbè, più è la stessa cosa. È per farvi capire che comunque appartiene al, al set del coro questo. L'abbiamo trovato in una sede separata, però è sempre quello. Anche se lo stile è un po' stona, secondo me. Abbiamo varie conoscenze del folle. Allumaca di perla, che è un elemento per i rituali del calice. Qui abbiamo la porta che possiamo aprire, che ci riporta praticamente dove abbiamo sconfitto i lupi all'inizio. Molto bene. Ora continuiamo il nostro percorso. Qua troveremo due nemici. Li dobbiamo fare fuori molto in fretta, quindi corriamoli addosso. Ci faranno degli incantesimi molto fastidiosi, e questo ci verrà addosso, ci farà una presa, almeno ci proverà. Fatti fuori, soprattutto il secondo, ci darà la chiave dell'orfanotrofio, che potremo utilizzare per aprire la porta di sotto, che prima era bloccata. Prendiamoci i proiettili e apriamo questa porta, che possiamo aprire in maniera libera, cioè non abbiamo bisogno di oggetti o quant'altro. Questa porta, come potete vedere, ci conduce a una nuova gesture. Se parliamo con questa statua, non credo sia una statua proprio. Non so cosa sia, non credo neanche sia un cadavere, probabilmente è un cadavere però. Comunque, se ci parliamo, tra virgolette, otterremo il gesto, stabilisce contatto che utilizzeremo nel prossimo video per ottenere la runa luna più potente. Ma ci arriveremo ragazzi. Se volete voi potete già andarci adesso, magari appena caricherò il prossimo video vedrete come ne si fa. Andate là e prendete la runa luna più forte. Comunque, fatto questo, possiamo aprire la nuova porta, che era quella che era chiusa da questo lato, dove abbiamo sconfitto il lupo uscito da questa finestra. E possiamo nuovamente scendere giù. Possiamo scendere giù e andare verso il nostro primo boss del video. I boss sono molto ravvicinati in quest'area. Ne affronteremo uno abbastanza semplice qua e uno molto più ostico poco più avanti. Quindi utilizziamo la porta. Anzi, apriamo la porta con la chiave dell'orfanotrofio. Qui davanti troveremo del sangue freddo e una leva che potremo tirare per aprire il cancello che ci conduce direttamente alla lanterna. Quindi se voi volete potete già adesso andare a livellare o fare quello che volete, potete recuperare le vostre fiaschette, perché tanto la lanterna, come vedete, è qua giù. Ma a noi questo per ora non interessa, noi vogliamo andare a battere il primo boss. Quindi proseguiamo per questa strada, colpiamo questo essere e qua vediamo subito che abbiamo a che fare con un'arena molto molto ampia. Appena scenderemo qua avremo a che fare con un boss che è un po' bruttino in realtà. Inizialmente ci saranno, spawneranno tanti di questi esseri blu che noi dovremo sconfiggere. Dobbiamo però trovare quello chiave, quello effettivamente che è il boss, e fargli danno. Una volta che gli avremo fatto abbastanza danno, circa metà vita, si trasformerà, diventerà gigante, imparerà anche gli incantesimi arcani e utilizzerà contro di noi. Però noi dobbiamo focalizzarci su di lui. Una cosa che potrebbe essere carina da fare sarebbe utilizzare il cannone, che adesso noi abbiamo a più 6, ma che potremo tranquillamente potenziare, per far fronte alla marea di nemici che ci verranno addosso. In realtà possiamo anche gestirli in modo molto semplice, ma adesso vediamo come fare. Eccoli. Ecco i primi nemici. Dobbiamo trovare quello senza la barra della vita. Ecco, quello lì che è senza barra della vita è quello chiave da dover colpire. Solitamente lui è quello che rimarrà sempre più indietro rispetto agli altri. Utilizziamo l'R2 caricato, come potete vedere, li facciamo fuori tranquillamente. Ora, eccolo qua.
adesso possiamo colpire lui tranquillamente. Lui è quello che non ci attaccherà, è quello più inoffensivo di tutti. Quindi possiamo tranquillamente... Ecco, come ho detto, possiamo tranquillamente colpirlo. Adesso lui si è trasformato. I nemici continueranno a seguirci, ma lui sarà molto molto più lento. Quindi possiamo tranquillamente condurre tutti i nemici lontano e poi pensare a lui un pochino. Schiviamo magari qualche attacco. Utilizzate anche le colonne per pararvi da eventuali attacchi di farcani. Corriamo. Noi vogliamo assolutamente portare via i nemici da qua, in modo che non ci disturbino. Se correte poi potete anche colpirlo in maniera indisturbata, ecco. Però state comunque attenti perché il danno, anche se non sembra, lo fa. È quasi morto, eh. Ecco, qui utilizzerà il suo incantesimo che noi potremo evitare semplicemente stando qua dietro. Andiamo di addosso. Proviamo a utilizzare il cannone su di loro. Guardate che bello. Purtroppo non l'abbiamo potenziata abbastanza, quindi non fa tanto danno. Però potete concentrare su di lui perché una volta che l'avete ucciso, tutti gli altri se ne andranno. E abbiamo la runa comunione più forte, che guarderemo. Aumenta fiale massimo di sangue a più 4. Quella che avevamo prima era più 3. Perfetto. Abbiamo 80.000 echi. Quindi se volete andate a livellare. 80.000 echi in realtà non sono pochi, quindi andiamo. Così recupero anche le fialette. Ok, eccomi qua. Incanaliamo gli ultimi echi. Un livellino alla forza, ce lo mettiamo. Ci compriamo qualche fialetta, va, che anche se le abbiamo già comprate un pochino, ce ne prendiamo una decina. Tanto per, tanto gli echi li abbiamo. E adesso andiamo al giardino di Giraluna, che era appunto l'area dove abbiamo sconfitto il boss precedente. Da qua saremo molto molto vicini per affrontare il secondo, che è ben più ostico rispetto a quello che abbiamo fatto adesso. Qui davanti a noi c'è una finestra, la possiamo rompere. Calandoci giù avremo altri di questi nemici molto simpatici. E come potete vedere siamo proprio sopra alla chiesa dove abbiamo affrontato il vicario Amelia. Là troviamo anche la lanterna, non so se lo notate. Là c'è la lanterna. Andiamo qua sulla destra, prendiamo un shield drop che è molto importante, una chiamata dall'aldilà, che è un altro degli oggetti del cacciatore, l'ennesimo, che è praticamente appunto la mossa che utilizza Mikolash nella boss fight. Leggiamo un attimino anche la sua descrizione. Crea una piccola esplosione stellare, uno dei riti segreti del core. Tempo fa la chiesa della cura ha usato degli spettri per tentare di raggiungere un piano di oscurità elevato, ma non è riuscita a entrare in contatto con i recessi del cosmo. Il rito non ha raggiunto il suo scopo, creando invece una piccola esplosione stellare e originando una potente arma per il coro. A volte il fallimento porta al successo. Molto molto bene. Ora, qua stiamo attenti perché ci sono altri di questi esseri di blu, fastidiosi, mamma mia quanto mi fanno schifo. Tra l'altro questo può fare l'incantesimo se non lo bloccate. Perfetto, ora prendiamo questo ascensore. Scendiamo giù, magari riattiviamolo per farlo tornare su. E colpiamo questi ultimi nemici prima della boss fight. Come potete vedere qua ci sta anche un'evocazione, che però noi non utilizzeremo. Siamo qua all'altare della disperazione e davanti a noi abbiamo Ebrietas. Appena entreremo la prima volta in questa boss fight lui sarà innocuo. Lo potremo colpire un paio di volte per attivare la boss fight. Quindi facciamoli qualche attacco caricato. Non subirà danno,
Quindi adesso cambiamo arma. Appena parte, stiamo di subito dietro a queste... Cerchiamo di stare sempre dietro, ecco. Vedete bene il tempismo. E colpito. Le fate molto molto male con Miltonitrus. Un consiglio che vi do è di non avere la camera bloccata. In questa parte almeno non serve. Perché vi dà solamente fastidio. Noi vogliamo cercare di aggirarlo questo boss. Stando indietro sarà molto più agevole farlo fuori. Anche se il danno, ecco, come potete vedere, è considerevole. Non mi sono curato, speravo di andare indietro in maniera molto più facile. Allora ragazzi, come vi avevo detto, è un boss abbastanza ostico questo da fare. Non è semplice, ma possiamo provare comunque a farcela. Quando ritorneremo qua per la seconda volta, dato qualcuno è morto, non sa bene né chi né come, dobbiamo puntare a stare davanti. E fissare gli attacchi che noi vogliamo. Possiamo anche colpirlo un paio di volte quando fa questi attacchi. Dobbiamo sempre stare allerta. Ecco, purtroppo quando inizia a caricare così da vicino non è facile. Purtroppo non c'è un vero modo per evitare questo attacco se non schivare al momento giusto. Ma non è facile perché ha un hitbox molto molto grosso. Questo è l'attacco che noi vogliamo che faccia, anche se qui mi ha colpito. Curiamoci. Probabilmente adesso mi caricherà. Ho questa sensazione, no? Questo è perfetto di attacco. È quello più semplice da schivare, che gli dà l'apertura più grossa. Quindi R2 caricato e poi Visceral. Ecco, questo ci dà follia, che va malissimo. Schiviamo tutto. Schivato la carica, perfetto. Gli attacchi col sangue sono veramente tremendi. Questo è perfetto. E questo è il momento in cui lui si buffa con degli attacchi arcani. Sempre riuscirete ad andarmi dietro alle spalle, che è perfetto. Quando riuscite ad andare alle spalle, quando fa questo attacco, è molto molto buono. Di nuovo, ora quella telecamera purtroppo è un po' me mancata. Vogliamo essere fulvita perché il suo attacco con, ecco, la carica è tremendo e ci colpisce anche di fianco. Non sta facendo... Volevo farvi vedere l'attacco con il laser. Eccolo. Quando inizia a sparare... spammare la schivata, che è la cosa migliore. Attacco col sangue. Aspettate il suo attacco buono. La telecamera a volte non ci aiuta, quindi ecco appunto. Potete anche pensare di non bloccarlo, come vi ho detto. Ci ammazza. Boss fight tremenda questa. Poi quando va in furia così attacca a manetta, pericolosissimo. Ora, quando parlo di attacchi invece di spammare la schiva,
non dovrebbe colpirvi mai. 3, 4. Qui c'è da follia, purtroppo, malati. L'abbiamo assorbita, colpiamola ed è andata. È molto brutta questa boss, è molto brutta. Allora, abbiamo ottenuto il grande calice di Hits, che è quello importante per arrivare a fare il platino. Ci consente di arrivare a uno dei boss segreti del gioco, nei calici. Qui abbiamo un altare, non possiamo fare nulla al momento, ma ci servirà nel prossimo video. Ora, questa è una delle boss fight più difficili. Con il cannone potreste forse renderla più agevole, quindi magari potenziate anche il cannone per potergli fare più danno alla testa in maniera più semplice, che è il punto più vulnerabile del boss di Evretas. Però ecco, la seconda fase, quando arrivate alla metà della vita, è quella più ostica, perché vi dà follia se non schivate il sangue, cioè l'attacco arcano, che in realtà fa molto danno, però dovete imparare a schivarlo. Cioè quando vedete che parte i proiettili, cominciate a spammare schivata. Basta che premete sempre schivata laterale, cerchio, insomma fate la schivata laterale, riuscite sempre a evitarlo. Io non è che ho fatto grandi cose, ho semplicemente schivato bene la prima volta e poi ho continuato a schivare di conseguenza. Quindi ora io vado a spendere, non so se non mi entrerà mai un livello, infatti. Ah, ho lasciato gli echi del sangue, non li ho raccolti, vabbè, pazienza. Ragazzi, qui abbiamo terminato Cathedral War Superiore. Adesso, nel prossimo video, che cosa faremo? Andremo a completare tutte quante le quest che abbiamo lasciato in sospeso. E poi inizieremo o il DLC o il calici. Vi lascio a voi la scelta, magari ditemelo nei commenti. Comunque farò un video al riguardo, insomma, in cui ve lo chiederò. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, se è stato così vi ricordo di iscrivervi al canale, attivate la campanellina per non perdere i futuri video che caricherò, lasciate un bel like, pollice in su, commentate facendomi sapere il vostro pensiero riguardo al video e condividetelo per aiutare il canale a crescere. Da un bel tutto, ci vediamo alla prossima. Bye bye!